Buongiorno a tutti, ben ritrovati, nuovo appuntamento con il Brancio dello Sport, tra l'altro ultimo per andare a chiudere un po' quella che è stata la settimana. Ovviamente domani non saremo in vostra compagnia, però oggi siamo in compagnia di Francesco Letizia. Buongiorno Francesco. Buongiorno a tutti. Direi che possiamo iniziare parlando della Juventus, che è un po' il caso del giorno, diciamo così. Noi sapevamo, insomma, della Juventus c'erano due dati da tenere fisse in mente. Una era il 18 gennaio, perché il 18 gennaio c'è stata la presentazione ufficiale del nuovo consiglio di amministrazione, quindi il saluto da parte di Andrea Agnelli, le dichiarazioni del nuovo presidente bianconero Ferrero. Oggi un altro giorno importante, infatti il titolo che abbiamo scelto è arrivato il giorno del giudizio. Perché? Perché oggi ci sarà la decisione da parte della Corte Federale d'Appello per quello che è il caso legato alle plusvalenze. Infatti io vi raccomando. Punteremo, come diceva giustamente il nostro Francesco Letizia, all'interno, no, della giornata di oggi, per tutta la giornata, cercando di dare maggiori dettagli a noi disponibili. Lo faremo con la nostra app, lo faremo ovviamente sul canale 60, con tutti i nostri anche programmi, con gli approfondimenti all'interno, insomma, durante l'informazione sportiva. E poi ovviamente ricordiamo anche che avremo il nostro Francesco, certo, Tringali a Roma. Esatto, che seguirà tutta la FIGC. È possibile però ovviamente raccontarvele a voi qui su Sport Italia. Ovviamente caso Juve, quando si parla, ovviamente si è parlato di una rinascita societaria, si è parlato di una sorta di rinascita a livello di campo. Io due parole le spenderei anche sulla partita di ieri di Coppa Italia, perché ovviamente la Juve passa il turno e non era così scontato. Perché? Perché comunque sia, il Milan esce, l'Inter passa sì, però a fatica, e ricordiamo tutti la partita contro il Parma. Poi il Napoli esce, quindi sicuramente non era così scontato il passaggio del turno contro il Monza, e invece riesce a passare anche trascinata dai giovani, ma soprattutto c'è questo grande ritorno. Federico Chiesa, l'abbiamo sempre detto, che era un po' come se fosse quasi un nuovo acquisto per Massimiliano Allegri, perché comunque sia, non aveva mai giocato. Ieri da subentrato fa il gol tra l'altro quello decisivo, quindi sicuramente un ritorno così è importante per Allegri, per tutto l'ambiente bianconero. Abbiamo, ecco, preparato un servizio. Cercheremo anche poi di imparare effettivamente bene le pronunce, no, di tutte le squadre, sì, le cose, perché non sarà semplice. Però a partire da domenica, appunto, potrete seguire il TG, che peraltro seguirà il Brancio dello Sport, tutti gli esordi di Cristiano Ronaldo. E vi diamo questo piccolo spoiler: sono tutti molto positivi. Quindi chissà che non Tottenham. Fino al 14 febbraio che fai? Fino al 14 febbraio Lazio, Sassuolo, Inter, e forse ce n'è pure un'altra, non mi ricordo in questo momento. Ragazzi, in tre partite cosa fai? Fai tre punti se ti va bene? Dopo sono dolori. Comunque si è dura, perché appunto abbiamo visto che non ha squadre, esatto, neanche così semplici con cui doversi confrontare. Noi, Francesco, siamo arrivati in conclusione, quindi ci dobbiamo salutare. Grazie Francesco Letizia. Alla prossima settimana. Grazie a tutti voi per averci seguito. Ovviamente l'invito a restare qui su Sport Italia. Vi lasciamo in compagnia dell'informazione sportiva. Grazie, buona giornata.